Amici ed amiche, una buona giornata a tutti. Eccoci di nuovo con l'ultimo appuntamento di quest'anno, con questo speciale natalizio. Ultimo appuntamento di quest'anno. A me sinceramente è piaciuto questo format, spero anche a voi, e lo riprenderò sicuramente l'anno prossimo. Prima dei saluti andiamo a vedere, perché c'è ancora un bambino da andare a vedere cosa ha trovato nella stanza. Quest'ultimo bambino cosa ha trovato nella stanza? Apriamo ancora il nostro varco spazio-tempo e andiamo a vedere la stessa cassettina del bambino VIG 20, ma questa volta ovviamente chiudiamo con il Commodore 64. Chiudiamo il Commodore 64, vediamo di chiudere in bellezza sotto l'albero il bambino. Ovviamente non è ovvio, non è scontato, ma ha trovato la PIC, la stessa PIC del bambino VIG 20, ma lui è bambino Commodore 64, quindi non ha il VIG 20, e sfrutterà i giochi che troverà all'interno della cassetta. Andiamo a vedere anche lui, fortunato come il bambino VIG 20, perché trova la stampa della PIC, quindi è tutto giusto, è tutto perfetto, e come sempre il bambino sfoglia la rivista PIC. E abbiamo già letto la intro della rivista, abbiamo già visto i giochi del VIG 20, perché grazie al bambino VIG 20 che ha provato i giochi lato VIC. Ma io oggi andiamo a vedere innanzitutto che giochi proponeva la cassettina nel lato Commodore 64. Vediamo se li fa vedere. Peppo mangia punti, attacco la terra, missione subacquea e UFO sulla Casa Bianca. Sono tutti carini, sono tutti bellini come giochi, ma uno su tutti a me mi ha fatto passare molto tempo, perché il gioco secondo me è bellissimo, un gioco sottovalutato, un gioco degli arbori del Commodore 64, ma veramente ben fatto, e con una sorpresa, anche con una sorpresa, perché secondo me molti non la sanno questa cosa di questo gioco. E andiamo a vedere il gioco che voglio mostrarvi oggi, che secondo me è il più bello di tutta questa cassettina, e è l'ultimo della cassettina. E il bambino lato Commodore 64 lo troverà come sorpresa finale in questo felice, mi auguro, Natale del 1984. Ovviamente io non l'ho trovato nell'84, ma l'ho trovato molto dopo, ma non fa niente. Il gioco in questione è UFO sulla Casa Bianca, che è bellissimo, un gioco straordinario questo, non sembrerebbe così, io vi invito a riscoprirlo se magari l'avete già giocato, ma proprio 5 minuti così, tanto per, perché approfondite questo gioco, perché guardate che veramente è un super capolavoro questo, Scopo del gioco: difendere la Casa Bianca. Perfetto. No, va avanti ovviamente. Dove sono? Difendere la Casa Bianca, aspettate, eccolo qua, se riesco a far vedere tutto è meglio. Ok, dall'attacco delle astronavi aliene, l'unica arma a tua disposizione per distruggerle è un potentissimo cannone la cui mira è controllata tramite un mirino visualizzato sullo schermo. Anche gli alieni potranno marcare dei punti, uno per ogni loro astronave transitata e non abbattuta, ed uno per ogni tuo colpo andato a vuoto. Prosegue sotto, c'è l'immagine del gioco, Casa Bianca, guardate che bello, già solo dall'immagine questo era molto evocativo. Vi sono due tipi di astronavi distinguibili dal loro senso di rotazione. Il punteggio che le contraddistingue è differenziato da quelle che ruotano verso sinistra, immobilizzate dallo sparo, valgono un punto, mentre quelle che ruotano verso destra, incontrollabili, valgono 4 punti. Il destino di Washington è affidato alla tua mira e al tuo sangue freddo. Ebbene sì, questo è un giocone, questo secondo me è un gioco ben fatto, seppur da un'unica schermata semplice, ma ben studiato a livello di gameplay, non banale, mai banale e soprattutto mai scontato.
e con una chicca finale, con una sorpresa finale, perché questo gioco non è uno di quei giochi che va avanti all'infinito. Io questo gioco riuscii a finirlo, proverò oggi ancora nell'impresa, ci ho fatto già due o tre partite prima per vedere, ma è un gioco imprevedibile e difficile, ma però adesso andiamo a vederlo meglio nel gameplay. Prendiamo la luce, ricreiamo questo buio nella stanza, mettiamo sotto l'albero la pick, la cassettina della pick, e il gioco ha già caricato. Vabbè, sto usando il C64 Maxi perché il Commodore l'ho già messo via, mi perdonerete per questo, ma sarà per la prossima. E visto che ce l'avevo già attaccato, perché appunto ho fatto il gioco del lato VIC. Ma sono piccoli dettagli, ma andiamo a vedere questo capolavoro assoluto. E torno a ripetere, veramente, dedicatemi un po' di tempo se per sbaglio l'avete visto, l'avete sentito, no, ma non l'avete approfondito abbastanza. Per me personalmente è piaciuto tantissimo, e ogni volta che ci rigioco non riesco più a staccarmi, quindi questo vuole dire tanto della bontà del gioco. Comunque adesso andiamo a vederlo meglio in dettaglio nel gameplay e vediamo questo bambino quanto sarà stato felice di trovarci questo stupendo gioco. Tra un secondo. Eccolo qua. Saucer Attack come titolo originale. C'è un piccolo appunto da fare su questo gioco. Una cosa che ho notato provando il gioco originale su emulazioni. Non so se ci sono diverse versioni del gioco, ma non, rispetto a questa qui da edicola, il gioco originale, la palla che noi... lo sparo che noi utilizzeremo è molto veloce e iperveloce, mentre nella versione da edicola lo sparo è rallentato. Però è stata modificata questa cosa, rendendo il gioco molto molto più difficile, e devo dire che io, giocando le due versioni, io l'originale non ce l'ho, quindi l'ho giocato solo su emulazione, ho sempre giocato queste da edicola che sono sempre della medesima versione, trovo che il gioco si è migliorato così, perché è reso molto più difficile, molto più imprevedibile. Infatti poi vedremo nel gameplay che con questo modo di sparo rallentato, soprattutto negli alieni che sono in movimento, dovremo calcolare un grosso anticipo, cosa che nell'originale, almeno quello che ho provato in emulazione, non era così. No, era un piccolo appunto da fare. Ma non so, probabilmente ci sono diverse versioni del gioco, oppure l'hanno sminchiato quelli da edicola, ma questa volta l'hanno sminchiato, se l'hanno sminchiato loro, che non esiste magari un'altra versione così, hanno reso il gioco ancora più interessante e più difficile. Ecco, ci tenevo a dire questo. E attacco UFO alla Casa Bianca, titolo qua da edicola. E è un gioco molto particolare nel suo gameplay, molto stronzo, ma di un'eleganza non comune per i tempi. Che cazzo ho scritto? Vabbè, hype. Scriviamo il nome e partiamo, facciamo un paio di partite per vedere. Ecco come si presenta il gioco. No, che cribbio. Il gioco si presenta così. Io sono il mirino del cannone e devo aspettare le navi aliene. Attenzione a due cose in quel gioco qua. Ci sono due tipologie di astronavi alieni. Una è questa qui, che se le sparo rimane ferma, e c'è questa qui che è più stronza, perché è quasi sempre in movimento. Quella più stronza, quasi sempre in movimento, mi darà un botto di punti. Punti che però faranno anche gli alieni. Gli alieni fanno punti quando io sbaglio il colpo. Ok. Gli alieni fanno punti quando io sbaglio il colpo o quando fanno il giro dello schermo senza che io li prendo. Se gli alieni arrivano a 50 punti, il gioco va in game over. E poi gli alieni fanno punti quando mi distruggono le cose della Casa Bianca. Infami. Quindi il mio obiettivo non è solo fare più punti degli alieni. Il mio obiettivo è evitare che gli alieni arrivino a 50 punti. Ah, gli alieni fanno un punto ogni volta che io sbaglio un colpo, anche. Non so se... Ma, e poi è un po' impreciso come cosa, perché...
Ma la, qual è la figata di quel gioco qua? Uno dice, vabbè, il gioco potrebbe andare avanti all'infinito così. E invece no. E invece non è così, perché il gioco è suddiviso in più livelli che si noterà quando cambia livello il gioco, perché diventerà da prima sera e poi notte. Ma se non riusciamo a raggiungere un certo tipo di punteggio, ma guarda che bastardo questo qua, guarda che ovviamente se mi distruggono parti della Casa Bianca o così, fanno un sacco di punti, cose che io devo evitare, perché se raggiungono 50 punti gli alieni, il gioco va in game over. Non ce n'è più per nessuno, io posso avere anche 200 punti che il gioco va in game over. Però stavo dicendo che la chicca assoluta, che probabilmente magari non tutti sanno, è che questo gioco non è fine se stesso, non va avanti all'infinito così. Sì, io sono bravo, no, il gioco ha una fine, e come? Perché se riesco a far arrivare notte, a raggiungere un determinato punteggio, ci sarà una sorta di... non una sorta, c'è un boss finale che è l'astronave madre aliena, e se riuscirò a distruggerla il gioco, ma porco, si può dire che sto giocando malissimo, si può dire che è completato, che con tanto di schermata finale, che poi è questa qui alla fine, con tanto di congratulazione. Questa è una chicca, piacevolissimo da giocare, e se si riesce a capire un attimo la meccanica, non è né banale né scontato, anzi. Allora, la chiave, guarda che bastardi, è riuscire a distruggere le astronavi alieni in movimento, perché sono quelle che mi danno più punti. Se io distruggo un'astronave aliena in movimento, cioè quelle che non si immobilizzano quando gli sparo ma continuano a muoversi, il gioco mi dà 4 punti e ne sottrae 4 agli alieni, ok? E quindi è per quello che dico, sono ancora al primo livello, oltretutto, perché in base al punteggio che arrivi poi cambia livello. Come ci si accorge quando cambia livello? Perché appunto diventa sera e poi diventa notte. Dopo la notte c'è la schermata finale del che culo. Eccolo qua, è arrivata sera. Ah, c'è un'altra possibilità che il gioco possa andare in game over, e cioè quella che un'astronave aliena atterri. Devo distruggere questa, perché queste sono quelle che mi distruggono le cose. Se un'astronave aliena atterra lì in mezzo alla Casa Bianca, il gioco va in game over. Si prova ogni tanto ad atterrare quella maledetta, ok. Ottimo, sto andando non male, ma il problema è che quando gli alieni arrivano a 50 punti, il gioco va in game over. Che tu hai fatto bene, che tu hai fatto male, a lui non gli importa, va in game over. Quindi è un gioco che... Ma prendilo dentro, maledetto! Fare così non è bene, perché ogni colpo che io sbaglio è un punto per gli alieni. È questo il concetto del gioco, quindi bisogna cercare di essere il più precisi possibili. Non penso di riuscire a finirlo ancora, perché serve un minimo di pratica, quindi io non sto a sprecare colpi con l'astronave in movimento fino a che non ho... Oh, sono già alla notte comunque, attenzione, sono già alla notte. Dopo di quel livello qua c'è il boss finale. Grande. Mi sono molto emozionato, perché attenzione, perché questa qua adesso è velocissima e ci distruggerà tutte le cose. Io ho fatto 134 punti di alieni 50, ma gli alieni vincono, perché non sono riuscito nel mio obiettivo. Cioè, quando ho distrutto tutte le astronavi madre che attaccano Washington, il cupolone, la Casa Bianca e tutto quello che c'è intorno, noi verremo balzati a cercare di distruggere l'astronave madre, e poi il gioco finisce. Capolavoro, guardate ragazzi, questo è veramente un capolavoro, e sono felice di chiudere quest'anno con questo. Facciamo un'altra partita, sicuramente, almeno un'altra partita la voglio fare. Quindi è un gioco che richiede precisione, e questa è bastarda di astronave, questa è bastardissima da prendere. Però se io prendo quell'astronave lì sempre in movimento, il gioco mi dà 4 punti e ne toglie uno e ne toglie altrettanti agli alieni, quindi è importantissimo cercare di prenderla. Questa è più bastarda, perché ok, non spreco colpi quando è qua in cima, perché il gioco simula la lontananza, quindi il colpo
ci vuole un anticipo esagerato che è difficile da calcolare, quasi impossibile. Tendo a cercare di colpirla quando è qua. Quando qua è più possibile farlo. Ma è difficile perché vedete quanto è bastarda e imprevedibile. Ti prende per il culo, non ce l'ho fatta. E quindi bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Ci ho giocato una vita questo, si può proprio dire che ci ho giocato una vita e ogni volta che mi esce...